Iniziale. Buongiorno a tutti, mi conoscete, sono Demirato Francesco, comitato Nottave Terzo Valico di Acquata Scrivia, qua al mio fianco il biologo Carlo Tardiani, comitato Nottave Terzo Valico di Novi Ligure. Vi abbiamo convocato per fare il punto sulla situazione, su due argomenti che a nostro avviso sono molto, molto importanti e molto gravi per quanto riguarda le modalità con cui si muovono e si comportano due figure importanti che sono lo Stato e in questo caso poi il Comune di Novi Ligure. Per quanto riguarda lo Stato, il motivo della convocazione è relativo al terreno dove sorge il presidio Nottave di Acquata Scrivia, che è passato, come forse saprete, qualche mese fa al demanio. È passato con una modalità completamente discutibile e se non arbitraria, e sulla quale adesso poi vi andrò a esporre, e l'altro punto della discussione riguarda il comune di Novi Ligure, in particolare il cantiere del Basso Pieve, per il quale 30 cittadini a gennaio hanno chiesto delle spiegazioni, informazioni al comune per sapere se erano procedure autorizzate da chi, autorizzate come, controllate da chi e controllate come. Di tutte queste informazioni non è mai stata data risposta, passati mesi e mesi. È stato coinvolto quindi il difensore civico, che a luglio ha intimato al comune e agli enti interessati di dare una risposta ai cittadini, perché una risposta per la trasparenza spetta sempre, è sempre dovuta, e nonostante questa comunicazione fosse di luglio, ad oggi il comune continua a non rispondere e riteniamo una cosa assai grave, perché se queste informazioni fossero nella sua disponibilità in quanto le ha fatte, non era difficile fornirle. Quando non c'è una risposta è sempre preoccupante per sapere come mai non c'è una risposta e se questi controlli, quindi che impattano anche la sicurezza dei cittadini, vengono fatti o no, oppure se è completamente in balia degli eventi. Passo alla parte che espongo io, che è quella che riguarda il terreno di Alimero, di Acquata Scrivia. La seconda parte, quella del Comune di Novi, poi ve la esporrà meglio il biologo Tartiani. Cosa è successo su Alimero? Allora, facciamo un attimo il riepilogo della situazione. Il terreno di Radimiro, come sapete, è il terreno dove verrà realizzata la talpa, quindi quello per permettere di scavare il tunnel in direzione Genova. Questo terreno è stato oggetto di tre provvedimenti di decreti di occupazione d'urgenza, che sono sempre stati vanificati dalla militanza Notav, con la forte presenza che ha caratterizzato ogni volta che si era stato dato un appuntamento per eseguire questa presa in possesso. Erano state fatte a settembre, novembre e infine ad aprile. Quella di settembre praticamente è saltata l'occupazione, per in quanto la grande presenza di militanti Notav ne ha impedito l'esecuzione. A novembre stessa presenza, in più c'erano gli eventi alluvionali che ha fatto ritenere inopportuno in quel momento procedere all'esproprio di terreno. Ad aprile è successa poi ancora una cosa più strana, nel senso che oltre alla presenza dei Notav è stata data come motivazione quella che per garantire il normale svolgimento della successiva manifestazione tre giorni dopo ad Acquata Scrivia si preferiva soprassedere per non creare turbativa. In realtà questa è la motivazione ufficiale, questa ricordo che in quel giorno era presente anche il senatore Cibona, e questa motivazione è stata quella che è stata fornita a tutti, praticamente trapelata dalla prefettura. Cosa veniamo a sapere? Veniamo a sapere che in realtà la prefettura stava già concertando con il demanio il passaggio di questo terreno con modalità che erano differenti da quelle che si stavano cercando di compiere. Queste modalità praticamente sono quelle descritte poi nella determina del demanio, che hanno preteso praticamente di sostenere che non esistevano proprietari di quel terreno, che i proprietari che risultavano al catasto erano ormai irreperibili, l'anagrafe di Acquata non era in grado di darne né ricostruire l'albero genealogico né dare informazioni sull'eventuale decesso. Quello che poi emergeva secondo loro, che erano tutte persone nate al fine 800 e sottintendendo quindi probabilmente morte. Per tutti questi motivi, visto che non c'erano discendenti, hanno deciso di applicare un articolo del Codice Civile, che è il 586, e questo articolo prevede il passaggio delle proprietà che non sono di nessuno e per le quali non esistono successivi, cioè eredi, allo Stato.
cosa è stato, e poi hanno richiamato anche un ulteriore articolo, l'827, che i beni che non sono di nessuno passano anche in questo caso allo Stato, per, al patrimonio dello Stato. Se andate a leggere le trascrizioni, a quel punto si è cominciato a vedere in conservatoria cosa era successo. In conservatoria addirittura di queste persone che non sapevano quando sono morte, non avendo trovato informazioni, hanno pensato bene di attribuire una data di nascita casuale. Quindi hanno detto che sono nati da Patascrivia, questi due di questi tre proprietari, nati uno nel 1910 e uno nel 1911. Soprassedendo sul fatto che probabilmente hanno forzato la data del 1 gennaio non avendo altre informazioni, hanno messo già, data cosa curiosa, questa nascita nel 10 e nell'11, tenendo conto che la madre era del 93, l'ha avuta a 17 e 18 anni, cosa che è anche possibile, ma comunque a distanza di un anno uno dall'altro è quantomeno improbabile. In questo modo loro cosa hanno detto? Praticamente che sono nati ad Aquata e sono nati più di 100 anni fa. Tutte cose che a nostro avviso non sono convincenti, sono state create ad arte per poter legittimare l'applicazione dell'articolo 586. E quindi con, se vogliamo, un colpo di mano, sottrarre senza colpo ferire la proprietà a chi comunque ne disponeva e ne fruiva fino a quel momento, e che è una persona bene individuata e abita a Rigorosa da Patascrivia, sappiamo chi è ed era acquisibile per tutti, chiunque avessero qualche domanda a sapere chi era questa persona, gli è stato sottratto non solo quel terreno lì, quindi come quasi una ripicca fatta dallo Stato nei confronti di un privato cittadino, ma gli sono state portate via tutte le proprietà che appartengono a questi signori emigrati in America, anche quelle che non sono interessate dall'opera. Per cui è stato veramente un atto di presunzione, e per il quale dimostra che è stato condotto dallo Stato e da chi comunque aveva interesse a concludere questa operazione una ricerca sommaria sulle proprietà, sugli eventi di diritto, e quantomeno anche arbitrarie per quanto riguarda l'applicazione delle leggi. Sarebbe bastato ad esempio che avessero messo qualche nome di quelli che loro risultavano in conservatoria, cosa che non sono andate a guardare fin quasi all'ultimo, e per trovare un documento, ad esempio Google, niente una cosa, un documento che è il censimento degli Stati Uniti del 40, dove vengono riportati i nominativi di queste persone, e viene riportato ad esempio che nel 40 avevano rispettivamente 13 e 7 anni ed erano nati in California, cosa che a noi risulta anche da una procura generale di cui disponiamo. Questo qua è l'atto, se volete vedere, che si riferisce su internet, del censimento del 40 della California. Quelli in arancione sono evidenziate le parti. Cosa si viene a sapere da questo documento? Quindi che nel 40, nello stato della California, è indicata anche la città dove è stato svolto il censimento, questa famiglia esisteva con due figli nati in California e di quell'età lì. Quindi se nel 40 avevano 13-17 anni, vuol dire che uno è nato nel 30 e l'altro nel 27, e quindi già nel 1910 come asserisce lo Stato. Insomma, tutta una serie di informazioni che a noi non ci ha convinto, per cui ci siamo attivati con il movimento notario della Valsusa, abbiamo chiesto informazioni di consigliarci dei legali, ci hanno messo a disposizione il loro team che ha studiato, e ringraziamo sia il movimento notario della Valsusa, ringraziamo il team di legali che si è messo a disposizione e ha studiato il caso, e ovviamente ha tirato fuori elementi molto più forti di quelli che potevamo dedurre noi da una lettura sommaria, che hanno comunque confermato e rafforzato tutti i nostri timori su una procedura alquanto arbitraria. Cosa è stato fatto? È stata fatta praticamente, quindi a questo punto, una diffida da parte dell'avvocato Nadia Buso, che ringraziamo, a COCIV, RFI e Demanio, a non alterare lo stato di quel terreno, perché quella procedura è arbitraria. Praticamente, nel dettaglio viene scritto nella diffida che la determinazione si fonda su presupposti errati e comunque contrari ai principi del diritto. Viene ricordato in questa diffida che esiste la procura generale, che è questa qua, la procura generale, questa qua è la prima pagina, in cui questa procura generale del 48 veniva dato mandato al nonno del proprietario, dell'attuale proprietario avente diritto che si risiede a Rigoroso, un mandato completo, pieno di poteri, perché ne disponesse di quel territorio come meglio riteneva.
In questa procura, che viene data dai tre proprietari che risultano al catasto, sono riportate anche luogo e data di nascita di due di queste persone, i figli, che sono appunto John Andrew De Negri e Josephine Teresa De Negri, nati entrambi in California, nati nel 27 e nati nel 30, che tornano a quei documenti che sarebbero stati reperibili su Google. Quindi se lo Stato avesse voluto, sapendo qual era lo Stato della California, poteva farne con gli strumenti di cui dispone delle verifiche e andare a vedere benissimo come era la situazione reale. Qual è il punto del discorso? Il punto è che sono nati in California, sono nati negli anni che vi ho detto, ma soprattutto sono nati in California. L'avvocato ricorda che in base al 14° emendamento degli Stati Uniti, della Costituzione degli Stati Uniti, chi nasce nel suolo americano è cittadino degli Stati Uniti. Quindi, essendo nati loro in California, sono cittadini statunitensi. E a quel punto cosa succede? La legge che regola le successioni in Italia, quindi compresa il 586, che dice che se non ci sono eredi successivi, eccetera, passa allo Stato, è applicabile solo nei confronti di cittadini italiani. Essendo queste due persone, gli ultimi proprietari che risultano in conservatoria, cittadini statunitensi, non poteva essere applicata quella legge, anche per, in base a quell'articolo di legge del Codice Civile, in base anche a una legge del 95 che riforma il diritto internazionale privato e regola la successione per morte causa, stabilendo che la legge che regola la successione è quella nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, quindi vale la legge della California. Quindi l'utilizzo di quell'articolo è stato fatto in modo sommario, arbitrario e veloce per mettersi ancora una volta non dalla parte dei cittadini che hanno le loro ragioni, i loro interessi da tutelare, ma per fare un favore a chi quell'opera la vuole condurre, sia esso lo Stato o Cocive, forzando la mano. Non si sa se questa mano è stata forzata dallo Stato, dalla prefettura o da chi altro sia andato a inventare e utilizzare questo articolo di legge, ma è un articolo di legge che non sta in piedi e non può essere utilizzato. Ricorda poi ancora l'avvocato nella diffida che anche il richiamo all'articolo 827 è inconferente perché è certa la presenza di successivi di cui sono note le generalità, pur se incerta la data di decesso, e per di più precisa che quanto affermato dalla prefettura, cioè che non c'erano soggetti meritevoli di titolari di interessi meritevoli di tutela, non è vero neanche questo, perché ci sono delle persone ben individuabili, che si sa chi sono, che per anni, a partire dal 1948 in cui c'è stata una procura generale, hanno condotto e goduto di quella terra, quindi sono, per quanto riguarda il diritto italiano, persone che hanno dei diritti da tutelare e che faremo il possibile per tutelarli. Le diffide sono state notificate quindi 4 agosto all'Agenzia del Demanio e 7 agosto a COCIV e RFI, e tutte le azioni successive a tutelare in primis i diritti di questa persona che per aver resistito a un esproprio non solo si è vista togliere un pezzo di terreno a cui sono interessati per il cantiere, ma si è vista anche subire una sottrazione di tutti i beni che le potevano spettare, quasi che fosse una ripicca da parte dello Stato. A questo aggiungo solo una curiosità: il 26 luglio è scaduta, come sapete, la proroga della dichiarazione di pubblica utilità, per cui successivamente a quella data un decreto di esproprio non può più essere emesso. Il 17 luglio, quindi proprio negli ultimi giorni utili, è stato emanato ed è pubblicato sul Burro del Piemonte dell'8 agosto, quindi proprio notizia recente, il decreto di esproprio di quel terreno solo per la parte sotto, quindi la conferma che la parte sopra non interessa, ed è stato fatto nei confronti del demanio. Ora, la nostra domanda è: il demanio, in base alla diffida formulata, in base ai motivi esposti, non ha diritto di essere lui il proprietario, quindi è stato fatto un decreto nei confronti di chi non ne ha titolo in questo momento e non c'è più il tempo per fare un nuovo decreto perché è scaduta la proroga di pubblica utilità. Vedremo poi con gli avvocati come succederà con quel terreno di cui loro hanno pensato bene di prendere possesso, ma che, se vale un minimo di garanzia del diritto, un minimo di tutela di quelli che sono gli interessi dei cittadini, quel terreno in quel momento non potrebbero toccarlo, e ancora una volta stanno dimostrando che lo Stato se ne sta fregando di quello che è, passa sopra i diritti delle persone, passa sopra ai terreni per un'opera che non è giustificata, non hanno un piano costi-benefici. Quello presentato è vecchio del 2003, è stato gonfiato, costa 6 miliardi e 2, sta scavando in zone che comincia a uscire l'amianto, come si sta vedendo a Cravasco, ci saranno costi che aumenteranno, ci sono cave
che vengono messe in discussione adesso persino dall'Europa in ogni momento, è più problemi che altro, lo Stato se ne frega i cittadini, va avanti e applica a suo uso e consumo articoli di legge che non sono pertinenti. Questo è quanto riguarda il terreno di Arquata. Per quanto sta succedendo a noi, che è altrettanto grave sotto un altro punto di vista, perché da una parte abbiamo uno Stato che fa violenza delle sue stesse leggi, dall'altro c'è un comune che sembra girarsi dall'altra parte e non vedere quello che succede sul suo territorio. Di questo parla il biologo italiano. Oggetto di questa mia argomentazione è il cantiere che è posto sotto la pieve, cantiere del Terzo Valico, dei Giovi, TAV. Dunque, questo cantiere consiste in un deposito che è definito DPO, DP06, in un campo base che viene definito CBP5 e in un cantiere operativo definito CUP7. Il 7 agosto del 2014 il COCIL chiede alla provincia la possibilità di un innesto, lo chiama così, cioè la costruzione di una piccola strada sotto la pieve, in questo cantiere, per inserirsi sulla SP153, la strada provinciale 153. Subito, dopo una settimana, il Comune, con grande solerzia, il 14 agosto 2014, il settore pubblico del Comune, firma questa approva e firma questa concessione. Quindi si iniziano i lavori. Quindi nel 2014, a metà del 2014, iniziano i lavori del COCIL per costruire questo cantiere sotto la pieve. Cosa vediamo oggi? Se voi andate nella collina della pieve, quindi la pieve è allo stesso piano di Nove Ligure, vedete subito nella valle degradante sotto la pieve, vedete una incredibile alterazione ambientale. Tutto ciò che era prato, era alberi, era natura, c'erano anche case, tutto trasformato in un enorme cantiere. Dunque i cittadini hanno visto subito, al nascere di questo cantiere, il disastro che stava avvenendo. Disastro lo chiamiamo noi, ma vedremo se poi in effetti tale sarà in futuro. Hanno visto innanzitutto modifiche ambientali rappresentate da una strada che aveva rispetto al livello del piano una sopraelevazione. Quindi hanno subito capito che con le piogge da questa strada, le piogge e il displuvio avrebbe allagato la zona sottostante. Infatti nell'autunno scorso si sono verificate alluvioni in questa zona. Poi hanno visto copertura dei fossi laterali della strada e intubazioni che non erano neanche proprio a vista d'occhio regolari. Dei tubi emergevano dalla strada e non erano coassiali con i precedenti, per cui non si capiva come potessero congiungersi e far defluire le acque. Poi polveri a tutto andare nei camion che trasportavano terra e venivano da questi cantieri, per cui si sono allarmati e hanno scritto una lettera. 30 cittadini di Nove Ligure, sono 30 ma rappresentano un po' tutta la cittadinanza di Nove Ligure, hanno scritto una lettera al Comune, chiedendo se il Comune è al corrente, se è cosciente, se vigila, se è presente su questi lavori. Naturalmente la popolazione è spaventata già e ne ha già prove tangibili di ciò che creano queste cosiddette grandi opere, queste opere che generano da una famosa legge criminogena, la 443 del 2001, definita legge obiettivo. Sapevano i cittadini che un treno ad alta velocità Bologna-Firenze nel Mugello ha creato un disastro incredibile. Grazie a due grandi magistrati, Tei e Monferrini, nel Mugello abbiamo potuto riscontrare 750 milioni di danni ambientali, essiccamento di rii, acque superficiali, sorgenti, 81 rii spariti, 37 sorgenti, 8 pozzi, 5 acquedotti spariti. Quindi ben coscienti di ciò che possono generare, che hanno generato queste cosiddette grandi opere, hanno scritto al Comune se queste autorità, se queste istituzioni sono presenti, se ci sono, se controllano ciò che un privato, il COCIL, fa su questi terreni. Cioè si tratta di un'opera pubblica realizzata da un privato, però i cittadini vogliono che le istituzioni controllino e siano presenti.
Quindi hanno esposto in questa lettera quanto io vi ho detto, le loro preoccupazioni. Chiedono al comune se è presente. Questa lettera la scrivono il 22 gennaio 2015. I cittadini attendono, attendono, attendono. Arriva giugno, quindi 6 mesi dopo, i cittadini non hanno ancora una risposta. Quindi scrivono al difensore civico Regione Piemonte, questa istituzione che stimola le amministrazioni a comportarsi correttamente, alla trasparenza, stimolano, il difensore civico quindi stimola il comune a dare una risposta ai cittadini. Precisamente il 16 luglio il difensore civico scrive al comune di Novi invitandolo a rispondere ai cittadini. Ora siamo a settembre, quindi 8 mesi, diciamo, dopo il 22 gennaio, nessuno ha ricevuto ancora risposta, non si sa ancora niente. Ora, i cittadini è logico che hanno bisogno, hanno diritto ad avere le spiegazioni e le garanzie d'obbligo per ciò che riguarda una opera pubblica. Questa è un'opera pubblica. Quindi, se non avranno risposta, sicuramente ricorreranno attraverso l'articolo 1 della legge 241 del 1990, che riguarda la trasparenza degli atti pubblici, e anche attraverso l'articolo 5 del decreto legislativo 33 del 2013, che riguarda l'accesso civico, cioè ogni cittadino ha diritto ad accedere agli atti amministrativi, se sono pubblici. Quindi noi vogliamo che il comune ci dia una risposta. Pensate a che punto deve arrivare un cittadino nei confronti di un'amministrazione pubblica per essere ascoltato. Ecco, noi rimaniamo scandalizzati da questo comportamento e riteniamo che sia quantomeno vergognoso da parte di un comune che vanta tanto a monte la trasparenza sugli atti, la sua correttezza, riteniamo che sia quantomeno vergognoso che invece in questo caso non dia una risposta. Per cui sicuramente seguiremo le vie più opportune, amministrative, legali, per avere questa risposta. Nel caso questa non ci fosse. Grazie. Se ci sono domande, perché il punto sostanziale di questa giornata è quello che quindi praticamente ci troviamo tra due realtà. Questa volta abbiamo preso in castagna, ad esempio, sul 586, su questo articolo che hanno utilizzato per quante altre volte magari hanno fatto, tra virgolette, abusi o comunque forzature, applicazioni arbitrarie a loro vantaggio, a vantaggio di chi vuole realizzare l'opera, a chi vuole sprecare questi soldi e magari a fronte di richieste dei cittadini, quindi mettendo insieme le due cose, non hanno dato la trasparenza necessaria per dire guardate che avete fatto qualcosa che non andava bene. Anche in questo caso qua abbiamo dovuto accorgercene noi e Novi sta cercando di, Novi nel senso di cittadini di Novi stanno cercando di avere informazioni per capire cosa c'è dietro, però manca quella trasparenza che diceva Carlo e al contempo abbiamo furbetti, chiamiamoli furbetti per non dire altro, di nel sistema per poter calpestare i diritti delle persone. Volevo solo, dato che mi avete parlato adesso, se la risposta non arriva, vi siete dati innanzitutto un tempo per attendere ancora eventualmente la risposta, certo. E quali sono, se mi ripeti sì. Per favore, per favore, qual è le normative? Sì. Allora, fondamentale è l'articolo 1, legge 241 del 1990. Che è la trasparenza dell'azione amministrativa. Sintetizzare. La trasparenza dell'azione amministrativa. L'altro è l'articolo 5 del decreto legislativo 33 del 2013, che surrogato è praticamente l'accesso civico. Queste due normative sono fondamentali, garanti del diritto del cittadino, vengono menzionate anche dal difensore civico nella sua lettera al comune. Il difensore civico fa riferimento proprio a queste due leggi, queste due normative, sollecitando appunto il comune
a dare ai cittadini una risposta in riferimento a questo. Qualche altra notizia che magari su cui sono stati un pochettino veloci da approfondire? A questo punto magari allora qua aspettatevi di vedere i Marines americani, visto che la proprietà probabilmente più americana della California che non noi, si preoccupavano dei notari, vedrete i Marines. Volevo solo ricordare una cosa, perché poi noi ci dimentichiamo spesso. L'anno scorso, quando poi sono successi i fatti alluvionali a Novi, mentre tutti i politici lacrimavano davanti alle telecamere, va ricordato che con il fango ancora nelle case, il primo lavoro che è stato fatto è stato l'intubamento di quel rio che poi è esondato. L'intubamento è stato fatto per permettere ai camion di passare e di iniziare quei lavori che poi Carlo ha già detto. E quindi io mi ricordo, no, quando c'erano tutte le strade interrotte, i danni incalcolabili, l'esarcimento, i cantieri erano in piena attività, quindi tutte quelle ruspe, tutti quei mezzi che avete visto e che continuano a lavorare, se fossero stati impiegati come effettivamente dichiaravano i politici di ripristinare la viabilità, magari non saremmo in queste condizioni. Quindi da una parte subito i lavori del terzo valico, poi se ci sarà tempo e soldi faremo anche il resto. Io, se fossi un professore di scuola, porterei i miei alunni sulla collina della Pieve a fare una gita, a vedere, guardate l'uomo come altera l'ambiente, cosa può creare, cosa possono creare gli esseri umani, perché se voi andate, e invito tutti ad andarci sulla collina della Pieve, sopra la Pieve, e guardate sotto, rimanete allibiti. Dice, ma com'è possibile una cosa del genere? Io posso capire se fosse una necessità graziosa, una cosa veramente importante, questione di vita o di morte, ma anche in quel caso andrebbe fatta bene. Fatto bene, non per modo di dire, ma per una tavola, cioè per questa opera che la scienza si sgola da anni, scrive, pubblica, che non serve, è inutile, è dannosa all'ambiente e costa una cifra spropositata. Quando la scienza, non di profani cittadini, quando la scienza ti spiega l'inutilità di quest'opera e quindi ti fa supporre che sotto ci sia qualcosa di non pulito, quando la scienza te lo dice e tu vedi che uno Stato continua, persiste e insiste e va avanti su queste cose, pensate voi i ragionamenti che può fare un cittadino per bene, informato, che si documenta, che vive, che vede, sono ragionamenti che non si possono esporre perché incapperebbero sicuramente in articoli del codice penale per diffamazione nei confronti del nostro Stato. Voi capite benissimo. A chiusura ricordo anche che, non dimentichiamoci, a marzo ci sono stati l'arresto di Incalza e tutto lo scandalo che ne è scoppiato dietro, che sembra che passati 6 mesi, era coinvolto anche il terzo valico, 6 mesi se lo sono dimenticati tutti, cioè nel senso è cambiata la persona, hanno sostituito, hanno girato un po' le carte, va bene, procediamo, continuiamo a fare tutto come se nulla fosse. Ricordiamoci che una delle motivazioni dei capi d'accusa era manipolare e piegare praticamente a proprio vantaggio, a vantaggio di queste opere, tutto quello che poteva essere normativo, facilitare, utilizziamo il termine facilitare, il tutto. Abbiamo visto ora cosa è successo con Radimiro, quindi quel sistema di facilitiamo, rendiamo possibile, continua ad andare avanti nonostante siano cambiati i protagonisti, quindi non si è chiusa con Incalza il problema, anzi ci si è dimenticati troppo velocemente di quello che è successo per andare avanti e continuare a fare tutti gli scempi che stanno facendo. Ora poi abbiamo trovato la pianta addirittura in quantità notevole. Vediamo adesso anche la pianta. Mi stupisco che una procura non intervenga bloccando immediatamente tutto, perché questa grande quantità di amianto che c'è in questa zona penimica incontrata non può che causare la morte degli operai stessi che lavorano e di tutti ciò che e tutte le persone che sono intorno, incluse le forze dell'ordine che sono lì a vigilare avanti e indietro, che si respirano queste polveri. Io non capisco perché non viene immediatamente interrotta, ma definitivamente, anche quest'opera. Ce ne sono i motivi proprio. Ok, grazie. Se c'è qualche domanda, siamo qua, se no, grazie di essere venuti. Arrivederci.